Sud America ha portato qui a noi una bellissima ventata di gioia, però quello che io voglio dire è che in mezzo a questo gruppo c'è una ragazza che si chiama Antonella ed è cresciuta qui nella casa famiglia, ha voluto farci questo bellissimo regalo e noi siamo veramente felici e volevo con un grande applauso ringraziare queste persone che dedicano questo tempo a noi e che comunque ogni volta che fanno questa danza è come tornare al loro paese e noi un po' siamo la loro famiglia, un po' noi siamo quelli che la accolgono e per questo hanno voluto regalarci questo bellissimo momento e io vorrei che voi veramente faceste un grandissimo applauso a queste persone di grande calore e di grande amore. La vera integrazione culturale, la vera integrazione dei popoli è proprio questo. Se noi riusciamo a capire che comunque per essere fratelli, per volerci bene, basta pochissimo, basta volersi bene, basta unirsi nelle culture, riconoscere le religioni, rispettare e secondo me questo è il vero amore, l'umiltà che siamo tutti fratelli, davanti a Dio siamo tutti uguali. Quindi un applauso grandissimo e grazie. Ed ecco Antonella Montoya, la nostra ragazza della casa famiglia, con il suo istruttore. Un applauso. Thank you.
e poi ci sarà lo spettacolo di Accademia Sette Lati. Signore e signori, ancora buonasera. L'associazione Casa Famiglia Lodovico Pavone vi ringrazia di essere presenti per assistere a questo spettacolo, ideato, organizzato e realizzato da bambini, ragazzi e volontari. Vivendo in un periodo in cui gli esseri umani hanno dimenticato il vero significato della gioia, noi con tanta umiltà vorremmo mandarvi con questa semplice rappresentazione un messaggio di gioia e felicità. Inoltre con questa recita, che non era rappresentata da degli attori professionisti, ma da noi della Casa Famiglia, vogliamo far sì che essa sia una testimonianza di un'unione tra popoli, culture e religioni diverse. Quindi vi auguriamo a tutti una buona serata. Grazie a tutti. Malvagia e vanitosa matrigna, la regina, temeva che un giorno la bellezza di Biancaneve superasse la sua, e così vestì la piccola principessa di stracci e la obbligò a lavorare come sguardia. Ogni giorno la vanitosa regina consultava il suo specchio magico. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? E finché lo specchio rispondeva, sei tu la più bella del reame, Biancaneve era al sicuro dalla crudele gelosia della regina. Thank you.
Thank you.
che galetta, gli interessa tutti e bene. Magari niente pure, tagliato tu un grande affare. Quando passa che galetta, gli interessa tutti e bene. Ciappa la galeina, ciappa la galeina, ciappa la galeina. Per tingere le bestie.
e nero della notte, per arrocchire la voce, risata di strega. Per imbiancare i capelli, un urlo di terrore. Turbine di vento per agitare il mio odio. Schianto di folgore per mischiare il tutto. E adesso, filtro, compi la tua magia. Graziosa,
nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, carina, allegra e spensierata, sei carina, carina, ma con il broncio sempre ancora più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce, ogni giorno di più, e con il tuo candore, carina, tu sei fatta per amare. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in mondo resti sempre la bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Dolce, ogni giorno, e con il tuo candore, carina, tu sei fatta per amore.
Thank you.
che li rivolgerà adesso padre Claudio. La casa famiglia, lo dico a voi, è la casa famiglia più bella del mondo, per tutto il mondo. Cantate, noi siamo per tutti i popoli. Grazie a questo popolo meraviglioso. Si porta per tutti. L'unione fa la forza. Io vorrei che voi con un vostro...
Fabrizio. No, non mi riprende. No, ma è un backstage. No, lasciami, non so che significa nemmeno. Comunque non mi riprende, perché io vengo male. No. Ma dove stanno tutti gli altri? Adesso andiamo. Il nostro motto qual è? Comunque sia, sarà un successo. Slip away, I see.